Ciao! Ciao, buonasera a tutti! Benvenuti a tutti in questa nostra nuova serata. Questa sera parleremo di nuovo di cuccioli. Ogni tanto ripeschiamo l'argomento cuccioli e capirete il perché nel corso di questa nostra diretta ogni tanto ripeschiamo l'argomento cuccioli. Ovviamente se non hai un cucciolo non ti preoccupare, stai qui perché scoprirai un sacco di cose che ti daranno strumenti pratici, ti daranno intuizioni, ti daranno conoscenza anche per il tuo cane. Ciao Speedy! Ciao! Ciao Silvia! Ciao! Benvenuti a voi. Domando sempre a voi primi arrivati se mi sentite. Ciao Clara! Ciao Mirella! Se mi sentite mi vedete? I problemi di connessione ultimamente li abbiamo risolti, i problemi audio non lo so ancora. Sto facendo un pasticcio. Ok, ci sono di nuovo. Ciao Ornella! Ciao, ciao Gaia! Ciao! Ok, allora. Io direi che possiamo partire. Ogni tanto il telefono mi frega e mi partono delle telefonate. Ok, vai, si sente forte e chiaro. Pronti, partenza, via. Non perdiamo tempo. Concrete. Che bello, bella come il sole, ti sento bene. Molto bene. Allora, ho deciso di recuperare l'argomento cuccioli perché ieri per la, ma credo, 6.000.000ª volta, lavorando per la prima volta con una famiglia e un cane. Dopo che loro hanno cominciato ad entrare in questo mondo del cane, mi hanno detto se ti avessi conosciuta prima. Allora, questa è una delle frasi che mi vengono dette più spesso durante il mio lavoro. Ciao Chris, ciao Anna. Ecco perché andiamo a ripescare l'argomento cuccioli, che servirà a chi ha un cucciolo e servirà a chi non ha un cucciolo per capire che cosa è mancato al suo cane, per capire che cosa può fare per supplire almeno in parte a quello che è venuto a mancare. Come sempre faccio due parole su di me. Spesso le persone che sono qui presenti con me alla diretta sanno benissimo chi sono, ma poi per fortuna queste dirette hanno il potere di aiutare anche altre persone che non mi conoscono direttamente. Ecco perché io mi prendo sempre 5 minuti per dire due parole su chi sono. Ciao Venerando, abbiamo un maschio, solitamente questo è un gruppo di femmine, assolutamente benvenuto. Due parole su chi sono e sul mio lavoro, sempre nell'ottica di poter aiutare più persone possibili. Mi piacerebbe anche dirvi rapidamente perché è una grande occasione per te che stai dall'altra parte ascoltare queste dirette, perché non è così scontato. Sono Cristina Bordoni, ciao Letizia, ciao Sara, sono un istruttore cinofilo professionista e sono un dog coach, dopo capirai il perché di queste due parole da 20 anni, cazzarola, ormai da 20 anni. Questo vuol dire che in questi 20 anni ho potuto acquisire tanta esperienza e nel tempo, anche con degli errori nel passato, ho potuto costruire un metodo che fosse il metodo giusto per me e che fosse il metodo giusto per te, che sia il metodo giusto per me, lo posso sentire nelle mie corde, che sia il metodo giusto per te. Ciao Laura, lo puoi dire tu, lo potete dire voi, lo dite voi nelle testimonianze che mi date sull'efficacia delle modalità del mio lavoro. Oggi come oggi tutti si possono definire istruttore cinofilo. Anche dopo un corsettino del cavolo, ciao Sara, di qualche mese, io trovo che sia tristissimo perché chi come me ha una vera professionalità fa a volte fatica ad aiutare veramente perché molte persone, avendo sperimentato, ciao Giulia, delle persone incapaci, poi non si fidano più neanche di chi è capace e questo è veramente un gran peccato. Ciao Simona, sei la benvenuta. Che cosa ho scelto di portarti con il mio lavoro? Il mio lavoro è nato 20 anni fa su un campo d'addestramento e se ci penso adesso mi vengono i capelli dritti. Io ho cominciato a lavorare sul cane e a fare quattro esercizi, ma in un tempo brevissimo mi sono sganciata da questa cosa perché
perché trovavo assolutamente inutile essere io a lavorare sul cane di un altro. Ciao, benvenuti a tutti. E poi restituire a quella famiglia un cane che con me sul campo di addestramento faceva quattro cose, ma che con loro nella vita reale non faceva un tubazzo di niente. Egli sempre più brava con la pallina, grande Chris. Questo mi ha fatto comprendere velocissimamente che dovevo trovare un modo che mi permettesse di passare alla famiglia di quel cane, al proprietario di quel cane, gli strumenti affinché fosse lui, affinché fossero loro a poter educare il loro cane partendo dal conoscere e imparando da me che cosa fare. Questo ha caratterizzato fortemente il mio lavoro da subito, quindi motivo per cui mi vedi qui in questo momento e non su un campo di addestramento, è perché il mio lavoro è passare a te, proprietario, che brutta parola, tutti gli strumenti affinché sia tu ad insegnare al tuo cane giorno dopo giorno, non un'ora sul campo d'addestramento, non con quattro esercizi in croce, ma attraverso la relazione e la conoscenza. Ciao, benvenute! Ciao, oddio, ogni tanto leggendo i vostri commenti mi incarto, ecco perché a volte parto dritta. Ciao Paola, non siete stufe di sentirmi? A volte rispondendo a voi perdo un attimo il focus di quello che vi stavo dicendo, che cerco di dirvi in modo stringato. Un'altra caratteristica del mio lavoro che ti dico non per farmi bella, ma perché voglio spiegarti in poche parole perché il mio lavoro ti è utile, perché il mio lavoro è una grande opportunità. Perché a differenza di, credo, praticamente tutte le persone che fanno il mio lavoro, io ho scelto di acquisire, oltre alle competenze cinofile, altre competenze, le competenze di coach, le competenze di PNL, cioè di programmazione neurolinguistica, delle competenze specifiche che mi permettono di lavorare con le persone, di portare alle persone con facilità e con sostegno e consapevolezza ciò che serve per lavorare con il cane. Queste sono le due caratteristiche del mio lavoro che rendono particolare il mio lavoro e che oggi lo rendono veramente efficace. Ciao Susi! Queste caratteristiche hanno fatto sì che io qualche anno fa, con l'obiettivo di raggiungere più persone possibili, perché io una sono, è stato quello di creare un video percorso. Un video percorso che da molti che non ne sapevano niente, devo parlare al presente, che non sanno niente, è stato, non da molti, da alcuni è stato criticato perché non va d'accordo con i gatti. È stato criticato perché la maggior parte delle persone ancora pensa che per crescere un cane, per educare un cane, si debba andare sul campo d'addestramento a fare quattro esercizi, quindi non riesce a comprendere perché un video percorso possa essere realmente efficace e fare la differenza. Invece, perché nelle mie modalità di lavoro un video percorso è assolutamente efficace e cambia la vita alle persone e ai cani? E questo è un feedback meraviglioso che mi portate sempre. Perché il mio lavoro, anche nella consulenza, è proprio lavorare con la persona. Ciao Clara. E passare alla persona tutte le competenze, quindi mi è stato molto semplice passare tutte le competenze e mettervele in un video. Che cosa trovate in questo video percorso? Certo, tutta una parte teorica perché voi impariate a conoscere il cane, a parlare con lui e a capire cosa gli serve. Poi, ovviamente, una parte pratica che vede me insegnare a dei cani che non avevano mai lavorato prima. Qual è la caratteristica importante? Non trovate nella parte pratica i soliti quattro esercizi seduto terra resta. Sì, trovate anche quelli per farvi felici perché capisco che vi piacciono, ma trovate la parte pratica nella vita reale. Vi faccio degli esempi banali per cercare di essere chiara e rapida perché poi voglio parlare del nostro argomento fondamentale. Che cosa fare nella pratica se un cane vi crea problemi con gli ospiti? Che cosa fare nella passeggiata reale se abbaia alle persone? Che cosa fare nella passeggiata reale se salta addosso? Se nella realtà vi distrugge le cose? Se al parco non riuscite a liberarlo? Non sono esercizi fatti in un campo, ok? Sono pezzi di parte pratica fatti nella vita reale. Ultima cosa che caratterizza il mio lavoro e questo percorso è una parte di atteggiamento mentale, perché se vai sul campo e trovi un bravo istruttore che lavora col tuo cane, questo bravo istruttore deve anche accompagnare te a
saper fare, devi accompagnare te nella quotidianità a fare, perché se tu non fai il risultato non lo ottieni. Quindi il tuo atteggiamento mentale, il tuo modo di approcciarti al lavoro, il tuo modo di approcciarti al tuo cane fa incredibilmente la differenza. Molte persone che stanno lavorando con me stanno sperimentando quanto questa cosa faccia la differenza. Ecco, queste sono le caratteristiche di questo percorso. E da un mese a questa parte, questo ci tengo a dirlo, aspettate solo che mi segni una domanda, di questo Achillino, 3 mesi mordicchia per giocare le persone. Io comincio a scrivermi le cose, come vi dico sempre, io prima cerco di parlarvi e di spiegarvi. Raccolgo le vostre domande perché se ogni 3 secondi mi fermo per rispondere alla domanda diventa poco funzionale perché sentite 100.000 cose ma perdiamo tutti in chiarezza. Ok, intanto mi sono persa una serie di cose. Grande Speedy che sei riuscita a fare dei pezzi, grande al tuo videocorso, Rory risponde quasi sempre, grandissima. Questa è una bella 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 cosa. Credo sia fondamentale ascoltarti. Ciao Monica, che bello avervi tutte. Ok, torniamo un attimino a noi. Dicevo, nell'ultimo mese abbiamo fatto un ulteriore grandissimo passo avanti con questo video percorso ed abbiamo inserito la masterclass. Di questa cosa io sono veramente strafelice per voi. Ecco perché vi rubo ancora 2 minuti per portarvi la testimonianza della masterclass. Che cos'è la masterclass? È un appuntamento live con me una volta alla settimana con tutte le persone che stanno seguendo il video corso Educa il tuo cane. È stata per me una scommessa, mi rendo conto oggi, dopo un mese, che sta diventando un'opportunità enorme per voi, ancora più grande di quello che avrei pensato. Da questo mese, ancora prima che arrivi il mio cucciolo, mi sono già vista molti video di Educa il tuo cane. Sono già più sicura di me. Grande Maria, sei fantastica. Trovo che chi sceglie di diventare consapevole ancora prima di avere un cane sia veramente una cosa fantastica. Ok, dicevamo la masterclass, perché ha portato così valore? Perché mi ha permesso di portare a queste persone che stanno portando avanti la masterclass tutta una parte della mia formazione relativa alla crescita personale, all'atteggiamento mentale, che mi fa vedere delle persone che stanno crescendo e migliorando e due mi permette di soffiare sul collo a tutti voi, di darvi dei compiti di settimana in settimana e di seguirvi veramente pezzo per pezzo, ovviamente di portarvi l'energia. E anche questo sta facendo sì che il video percorso funzioni davvero, per cui sono molto contenta per voi e sono in questo momento molto orgogliosa di quello che stiamo costruendo. Ciao Aura! Ultima cosa e poi cambiamo l'argomento. Un altro pezzo importante per voi. Con il video percorso ci sono 15 giorni di sostegno diretto con me, nei quali potete domandarvi se avete bisogno di qualcosa nello specifico, anche se lo dico sempre alla fine nel video percorso avete veramente tutto, tutto, tutto. Però credo sia un pezzo fondamentale del lavoro non lasciarvi da soli. Mi sono arrivati tanti feedback di persone che hanno provato a scommettere su altri video percorsi e uno dei feedback principali è sempre stato: sì, io l'ho acquistato, ma poi sono stato lasciato da solo. Ecco, questa grande famiglia è difficile essere lasciati da soli perché il sostegno è un pezzo fondamentale. Considerando sempre che io guido, io sostengo, tu lavori. Otteniamo enormi risultati rimboccandoci insieme le maniche. Io ci sono, spero ci sia anche tu. Ciao Cristina, Casper, 7 mesi, Labrador salta di sopra gli ospiti. Labrador che salta. Trovate tutte le informazioni riguardo al videopercorso di cui vi ho parlato sul sito www.caniperamici.it che vi dà anche la possibilità di scaricare dei video gratuiti, un mini percorso in video gratuiti che già vi dà un'idea di quello di cui vi sto parlando. Ok, fatta questa premessa per tutti coloro che non mi conoscono ancora, chiedo perdono a chi di voi investe sempre il primo quarto d'ora per ascoltare questa cosa che probabilmente già sentite e risentito. Buttiamoci nell'argomento cuccioli. Voglio cominciare questo argomento portandovi una semplificazione, consapevoli che sia una semplificazione, ma sono certa vi possa aiutare a capire, però prima mi dovete far bere 3 secondi. Ok, semplifichiamo così. Consideriamo che il cane adulto
il comportamento del cane adulto, per cui forse potremmo dire la buona educazione del cane adulto, dipende da tre grandi cose. Possiamo dividere 30%, 30% e 30%. Ciao Clara, ciao Roberta. Il primo 30% ha a che fare con la personalità del cane che vi siete scelti. Abbiamo già parlato in altre dirette di personalità. È un argomento tanto tanto complesso, per cui non voglio in sede di questa serata dove voglio portarvi altre cose perdermi con la personalità. Vorrei solo dirvi dei piccoli pezzi. La maggior parte delle persone pensa che tutti i cani siano uguali in quanto cani. Invece i cani sono tutti diversi in base a quelle che sono le caratteristiche della razza. Semplifichiamolo così: ogni razza, a differenza di quello che leggete su internet, dove sono tutti bravi, tutti buoni, tutti bravi coi bambini, tutti simpatici, hanno delle caratteristiche molto precise. L'uomo ha creato un sacco di cani come se fossero degli operai specializzati. Ognuno, ogni razza è specializzata in un lavoro. Quel 30% lì ve lo danno, cioè scegliendo il cane X o il cane Y, quella roba lì ce l'avete data, prestabilita, non la potete stravolgere o cambiare, potete indirizzarla ma non stravolgerla. In più ogni cane ha una sua personalità ben precisa. Qualche giorno fa, la mia collega ed io stavamo facendo una classetta di cuccioli. Vuol dire che eravamo in un parco urbano e avevamo sei cuccioli in libertà, perché quello era l'appuntamento sulla libertà. Osservando quei cuccioli, sei cuccioli, come si muovevano, era evidentissimo anche solo a livello di personalità del singolo quanto fossero diversi. C'era quello un po' più timido che se ne stava un po' più nelle retrovie. C'era quello sbruffone, faccio tutto io, che correva, spaccava tutto, passava sulle teste di tutto. C'era quello nervosetto che ogni volta si girava infastidito. C'era una cucciolina di Golden, proprio così, alla quale andava bene tutto. Per cui capite bene, io ho un cucciolo che rosicchia tutto quando non sono in casa. Capite bene che già sto 30% ce l'avete dato. L'altro 30% sono i primi mesi di vita. I primi mesi di vita significa da quando il tuo cucciolo è nella pancia fino a 4-5 mesi. Nella finestra che riguarda te, più o meno il periodo che va dai 2-5 mesi. Pensa che il 30% del tuo cane sta in quella finestra di età lì. Una roba piccola piccola. E l'altro 30% del futuro comportamento del tuo cane ha a che fare con te, con quanto diventerai una brava guida per lui, un bravo proprietario, quanto diventerai competente, quanto gli insegnerai la buona educazione, quanto lo aiuterai a comportarsi bene. Capisci che questo 30% ce l'abbiamo dato. Questo dipende da te, ma questo 30% è tantissimo. Ecco perché anche questa sera ci occupiamo di cuccioli, perché chi ha un cucciolo, apro solo una parentesi, il mio Leo 15 mesi, 15 mesi non è più un cucciolo. Questa sera cercherò di spostarvi sempre un po' su questa cosa, perché spesso le persone dicono io ho un cucciolo di 12 mesi, 12 mesi non è più un cucciolo, un po' come alcune mamme che parlano dei loro figli dicendo ah, 18 mesi, non sono più cuccioli, ok? Il mio cucciolo morde tutto. Il mio pastore tedesco mi morde quando è contento, quando si arrabbia, quando vuole qualcosa, quando non vuole giocare. Allora, datemi solo un attimo di tempo per darvi quattro indicazioni in più, poi passiamo alle domande, perché sennò qui diventiamo poco utili a tutti. Allora, quel 30% del cucciolo fondamentale, perché è un terzo del comportamento del tuo cane. Che cosa c'è di tanto fondamentale in quel momento lì? C'è che più tu permetterai al tuo cucciolo di conoscere il mondo, di sperimentare il mondo, di fare delle belle esperienze nel mondo, più avrai un cucciolo
lo metto tra virgolette, equilibrato che potrà da adulto comportarsi bene. Cerco di scendere un po' più nel dettaglio. 1. È fondamentale che tra i 2 mesi e i 4 mesi, 4 mesi e mezzo, una finestrella piccola piccola, il tuo cucciolo possa uscire nel mondo, possa camminare per la strada, sentire il rumore delle macchine, vedere le persone, conoscere gli altri cani. Ha bisogno di fare queste esperienze. Ancora oggi molti veterinari, a causa della copertura vaccinale, non permettono a chi ha un cucciolo di uscire in questa età. Sappi che tra i 2 e i 4 mesi un cucciolo è un po' come se fosse un cancello aperto, pronto a ciucciare qualunque esperienza e pronto a archiviare qualunque buona esperienza come una cosa bellissima. Dopo i 4 mesi è un po' come se questo cancello si chiudesse, per cui di fronte ad una nuova esperienza un cucciolo comincia ad essere diffidente, per cui a guardare la cosa nuova con sospetto. Il guardare la cosa nuova con sospetto può procurare da adulto un cane che di fronte ad un qualche cosa che non comprende bene o scappa o agisce. Abbaia, ringhia, morde. Prima si parlava di un volpino di 15 mesi che abbaia. Probabilmente la finestra di socializzazione di quel cucciolo non è andata bene. Forse è uscito troppo tardi, forse non ha fatto sufficienti esperienze, perché bisogna anche farne un po' di belle esperienze. Forse non sono state belle esperienze. Perché per fare una buona socializzazione. Sì! Per fare una buona socializzazione non è prendo il mio cucciolo e lo butto nella mischia e scelgo consapevolmente per il mio cucciolo delle buone esperienze per lui. Un cucciolo che non abbia potuto sperimentare il mondo fino a 4 mesi e mezzo, 5, perché il veterinario non l'ha fatto uscire, perché è stato chiuso in un box, con grande probabilità sarà un adulto non facile. Poi, vi ricordate 30-30-30? Se c'è una scarsissima socializzazione, ma la personalità di quel cane è una personalità di un cane aperto e curioso, queste due cose si vanno a bilanciare, per cui da adulto ce la farà comunque. Ma se la socializzazione è scarsa, scadente, fatta male, brutte esperienze, troppo poche esperienze, è qui. La personalità di quel cane e quella già di un cane schivo, chiuso e un po' diffidente sono guai, sono guai potenziali, però già partiamo storte. La mia Zoe è 7 mesi, quando facciamo una passeggiata, se passiamo davanti a persone o altri cani, singoli o in gruppo, Zoe si sdraia a terra finché non ci passano davanti. Ok, però non vedo problemi in quello che ci sta raccontando. Questa è una modalità per interagire, ci sta raccontando Sara. Ok, spero che ci siate fino qui. Non voglio istigarvi a passare sopra al veterinario, ovviamente per me il buon senso e il rispetto del lavoro degli altri è fondamentale. Mi interessa che tu sappia che ormai la maggior parte dei veterinari sa che non permettere ad un cucciolo di uscire i primi mesi procura un problema. Per cui ormai la maggior parte dei veterinari, ma non tutti, aiuta il proprietario a trovare dei compromessi affinché il suo cane possa uscire. Solitamente a 2 mesi almeno un vaccino ce l'hanno. Parlate di questa cosa con il vostro veterinario, chiedete, domandate, trovate un compromesso. La maggior parte dei veterinari dopo un vaccino chiede di non andare nel verde. Questo sì, evitate di andare nel verde perché è rischioso. Evitate di metterli in contatto con cani che non conoscete, ma vi basterà trovare degli amici con cani vaccinati e avrete risolto il problema. Cominciate a metterli per terra per pochi passi. Ok, con buon senso, però il messaggio va fatto questo subito. 2. Molte persone pensano di socializzare i cani in area cani. Sarò velocissima. Spessissimo
L'area cani non è un buon posto per socializzare dei cuccioli perché ci sono troppi cani tutti insieme e l'esperienza del cucciolo non è una buona esperienza. E ricordati che non puntiamo alle tante esperienze, ma alle buone esperienze. Ok? Tutto quello che vi ho detto, spero vi aiuti a capire che chi ha un cane adulto diffidente o che abbaia probabilmente affonda le radici di quei comportamenti in questo 30%, in questo 30%. Ancora una cosa veloce ma macro e poi passiamo a rispondere alle domande. La maggior parte dei proprietari di cuccioli non si rende conto di che immensa opportunità abbia e solitamente la stragrande maggior parte dei cuccioli aspetta che questi cuccioli crescano, aspetta di avere un problema e poi solo allora sceglie di investire per necessità tempo e denaro per fare qualche cosa. Allora, se tu hai un cucciolo, fidati di me, investi adesso il tuo tempo e il tuo denaro, perché cominciare adesso, sapendo che cosa fare per crescere un cuccciolo, cambierà il corso, letteralmente il corso. Ciao Valentina, anche tu non sei stufa. Il corso della vita del tuo cane, della tua famiglia e della vostra vita insieme. Non insisterò mai abbastanza sull'importanza che un proprietario di cuccioli scelga un percorso per cominciare a fare qualcosa con il suo cane, a partire dai 60 giorni, perché ricordati che non stiamo parlando degli esercizi, stiamo parlando di altro, stiamo parlando di creare delle basi solide da subito per avere un cane che sia felice, che stia bene, che si sappia comportare bene. Cominciare a lavorare con un cucciolo è facilissimo, è divertente. Rattoppare i problemi non è facile, ci vuole tanto lavoro. Tantissime persone che stanno anche ascoltando qui questa sera, che hanno incontrato meglio lavoro con un cane adulto, sanno che cosa vuol dire dover lavorare il doppio per recuperare ciò che prima non è stato fatto o a volte non si è potuto fare, quindi non smetterò mai abbastanza di ripetere a chi ha un cucciolo di sfruttare l'occasione che oggi ha, perché quella stessa occasione nello stesso modo non tornerà più. 2. L'altro grande errore che fanno i proprietari di cuccioli, che posso generalizzare, ciao Enzo, posso generalizzare un po' per tutti, è di pensare che un cane si cresca a suon di no. Per cui ogni volta che fa qualcosa di sbagliato gli diciamo di no. Crescere qualcuno così è frustrante. Io cerco sempre di fare l'esempio, cerco sempre di fare l'esempio di un compagno, di un marito, di una moglie, di un capo ufficio, che ogni volta che portate qualcosa, che proponete qualche cosa, vi cazzi e vi dice di no. Ma che palle, ma proprio ma che palle! Va a impoverire terribilmente, già Mara, ad impoverire terribilmente la relazione, va ad impoverire terribilmente la vita di quel cane. Non è l'andare ad inibire tutto che farà sì che voi abbiate un bravo cane educato. Scordatevi di quella cosa che si sente dire, devi dirgli un no secco, perché ci sono strategie molto più sottili che ti porteranno un risultato completamente diverso in termini di qualità della vita di un cane che ti ascolta veramente e un cane ben educato veramente. Sposta, e questo è il mio consiglio pratico e concreto, tanto semplice quanto efficace. Sposta la tua attenzione da tutte le cose che non vanno bene, e il nostro cervello tende a concentrarsi subito su quelle nella vita e con il cane e con il cuccio. E invece impara ad occuparti, a spostare il tuo cervello su tutte quelle che sono le cose buone e positive che fa il tuo cane e premialo per quello. Diglielo ogni volta che quella cosa che ha fatto è una cosa bella, è una cosa che va bene. Questo permetterà al tuo cucciolo, ma in realtà anche al tuo cane, in termini rapidi, di acquisire autostima, di acquisire fiducia in te, di vederti come qualcuno di affidabile. E già questo piccolo consiglio ti porterà un enorme beneficio. Ogni tanto parlo troppo piano! Un enorme beneficio.
Certo che c'è un'infinità di altro mondo e questo è il motivo per cui tutte le volte vi parlo del videopercorso, ma già queste due cose, la giusta socializzazione e lo spostare il focus sulle cose positive, evitando di dire sempre di no, che va a castrare non risolve niente, cambiano veramente da subito la vita di quel cucciolo o di quel cane e di quella famiglia. Poi c'è un mondo in più, ma intanto sono due cose pratiche che da adesso puoi fare. Valentina, io ho adottato il mio cane dal canile che era già grandino. Lavorare con lui, che non ha avuto la possibilità di socializzare, è difficile. Quindi, chi ha un cucciolo ha la grande fortuna e grande opportunità. Ascoltate i consigli di Cristina. Grazie, Valentina. Questa è una cosa sulla quale vi martellerò. Kevin, quando era cucciolo, credeva di chiamarsi no. Grazie, Anna. Io credo, e sono seria in questa cosa, che tantissimi cuccioli, tantissimi cani pensano di chiamarsi no, perché è incredibile quante volte i proprietari non consapevoli, perché semplicemente queste persone non sanno che ci siano delle alternative al no, passano il tempo a dire no, 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 e ne cavano ben poco. Ok? Allora, vi ho dato una serie, come sempre, di indicazioni, di spunti di riflessione. Sono venute fuori un po' di domande, alcune me le sono segnate, altre non me le sono segnate. Spero di riuscire a dare risposta a un po' delle vostre domande. Una domanda era, come fare a far conoscere il gatto al cane? Quando voi avete un cucciolo più piccolo dei 4 mesi, fargli incontrare un'altra creatura è semplice perché sono aperti. Chiaramente, nel caso specifico, tutelate il gatto. Io ho portato il mio cane ad addestramento quando aveva 7 mesi, il rapporto con i cani ha peggiorato. Tempo della lezione era di 10 minuti, non mi è servito niente. Grazie, Anna Maria, anche questa mi sembra una testimonianza importante. Secondo me sul campo si possono fare attività sportive, si può chiacchierare con altri proprietari, ma il conoscere il cane, il creare una relazione, avere un cane veramente nella vita di tutti i giorni che ti ascolta e che sta bene è un'altra cosa. Dicevo, cane gatto, tutelate il gatto, che vuol dire che i primi incontri potrebbero essere col gatto nel trasportino in alto. Questa è una modalità che potete utilizzare anche con un cane adulto. Chiaro che se quel cane adulto ha una marcata predazione sarà difficile. E con un cane adulto, ovviamente, il mio consiglio è: ok, gatto sul tavolo, piccoli momenti di comunione tra il cucciolo e il cane adulto, ma questo cane adulto dovrebbe già aver imparato un buon lavoro di calma che trovate nel video percorso. È ancora recuperabile? Mi sono perso un pezzo. Teo, portata a casa 60 giorni, mi sa che l'allevatrice l'ha tolto la mamma molto prima. Infatti con la mamma rimaneva in casa e lui un box. Anche prima c'era una domanda di un cucciolo che mi sembrava ringhiasse abbaiasse. Nella importanza, grazie Monica, dei primi mesi di vita c'è anche la relazione con la mamma. Esattamente come per noi mammiferi umani, se un cucciolo non ha la possibilità di stare fino a 60 giorni con la mamma, o se ha una mamma troppo giovane e incapace, o se sono troppi cuccioli per cui la mamma non ce la fa, quasi sempre questi cuccioli nascono con delle difficoltà in più degli altri, perché la mamma non riesce ad insegnar loro l'autocontrollo, per cui spesso questi cuccioli tendono ad agitarsi troppo, a mordicchiare troppo, a non fermarsi quasi mai. E sono tanti gli adulti che hanno a monte questa storia di mancato autocontrollo. Poi questa roba si recupera. Chiaramente un cane con poco autocontrollo è meno facile di un cane con più autocontrollo. Un altro messaggio grosso che vorrei passare, mi piacerebbe che tutti voi che siete qui con me stasera mi aiutaste a portare in giro. È importante scegliere il giusto cucciolo con consapevolezza, chiedere che cosa c'è stato prima e assicurarsi se lo prendete da un allevatore che sia stato con la mamma. Cioè, ci sono una serie di cose che è importante sapere perché poi nel tempo non siate voi non adatte per quel cane e magari quel cane non sia adatto a voi. Quindi
Poi, chi ormai ha adottato un cane adulto, l'importante è che cerchi di conoscere ed essere consapevole. Come dico sempre, facciamo quello che possiamo con quello che abbiamo e probabilmente siamo anche felici di aver adottato un bel cane adulto dal canile, anche se qualche casino a monte ce lo siamo portato. Pazienza, ci mettiamo una pezza. Grace è così come l'hai descritto. Ok. Cerco di raccattare qualche... Ah, poi avevamo il Labrador. Il Labrador che salta addosso. Usiamo ancora questo come esempio, ma fatemi bere 3 secondi. Usiamo questa cosa del salto addosso per capire qualcosa di più. Posto che, come sempre, a volte un cane salta addosso semplicemente perché ha imparato che saltare addosso è il modo, ciao Nicoletta, è il modo giusto per salutare le altre persone. Molto spesso un cane salta addosso perché sì, ha imparato che è saltare il modo giusto per salutare, ma anche perché i bisogni di quel cane non sono soddisfatti. Trovate tante dirette anche su questo. Un cane non ha bisogno solo di coccole e amore, ha bisogno di molte più cose e fino a quando non si lavora sui bisogni, per cui sulle fondamenta dell'ipotetico palazzo che vogliamo costruire, cioè educarlo, avere un cane che ci ascolti è il quinto piano, ma sotto ci dobbiamo mettere fondamenta, piano 1, piano 2, piano 3, piano 4. Per cui fino a quando non si lavora bene su questo, è difficile lavorare su questo e su qualunque altra cosa. Però non mi perda parlarvi dei bisogni perché sennò finiamo domani mattina. Come intrattenere un cane che mordicchia? Se salta addosso, dicevamo, è perché probabilmente nella sua testa ha capito che quel modo è il modo giusto. Se vi mettete nella testa di un cane che pensa che saltare sia giusto, che cosa potete fare affinché quel cane impari che saltare addosso non è più efficace per salutare le persone, soprattutto per essere salutato dalle persone. Perché se un cane salta per salutare ed essere salutato e le persone rispondono a quel salto, quel cane partirà dal presupposto che sia il modo giusto. La stragrande maggior parte dei cani, quando salta, il proprietario dice: "No, basta, giù allora!" Se ne strabatte perché comunque è riuscita ad interagire con il suo proprietario. Un buon modo, posto che questo è un consiglio veloce, ci vuole la tecnica, cioè ci vuole lavorare sui bisogni e poi seguire un programma. Ecco perché ho creato il videocorso, perché 2 consigli al volo non risolvono le cose. Però per farvi riflettere nel caso specifico, basterà spiegare a quel cane che da adesso saltare non è più efficace, per cui vi basterà semplicemente con calma, respirando, far finta di niente. Far finta di niente vuol dire che se lui salta con calma vi girate e fate altro. Se sarete bravi ad essere sistematici, già le cose miglioreranno. Certo che ricordatevi c'è bisogno anche del resto, ma l'importante è che cominciate a capire come funzionano questi meccanismi. Credi che un divisorio tra cucciolo e gatto adulto possa aiutare? Dipende dal gatto. Certo, all'inizio questo può tutelare il gatto. Assolutamente sì, può andare bene. Mi sono segnata anche ancora un'altra domanda, un cucciolo che mordicchia. E vi do la stessa risposta che vi ho dato per il salto addosso. Uno è il problema mordicchio, due è quello che c'è sotto. Per cui se un cucciolo mordicchia tanto più del dovuto, sicuramente è perché vi mancano tutti gli altri pezzi. Per cui occuparci solo del mordicchio, del piano 3, senza aver messo sotto il piano terra, il piano 1 e il piano 2, quasi mai è efficace. Un consiglio veloce. Ci sono una serie di oggetti che nascono per essere masticati. Perché se un cucciolo mastica è perché ha bisogno di masticare. E raramente per i denti, questo ve lo dico chiaramente, quasi sempre c'è un bisogno diverso quando un cucciolo mastica, posto che potrebbe essere stato separato troppo presto dalla mamma per cui mozzica troppo, posto che si parla di bisogni. Come
Comunque, esistono una serie di oggetti che nascono proprio per essere masticati dai nostri cani. Ci sono alcuni oggetti in particolare che vanno bene per i cuccioli. Uno molto semplice da trovare in commercio si chiama nervo di bue, è un essiccato, che vuol dire che non è trattato chimicamente. Potete dare questo al vostro cucciolo affinché mastichi quello invece di masticare altro, perché non posso inibire il masticare, non posso punire il masticare, perché quando un cane mastica produce endorfine, per cui produce benessere. Allora, invece di inibire, spostiamo dalle cose inadeguate a quelle adeguate. Oltre al nervo di bue ci sono delle altre cose, ma cominciamo a partire una. Parlare dei bisogni è un argomento enorme. Il mio consiglio è veramente investite tempo e denaro subito. Dopo vi parlerò anche di un percorso per i cuccioli. C'è una diretta che parla dei bisogni, che almeno due indicazioni ve le dà. Letto sì o letto no, non c'è nessun motivo per cui un cane non problematico non debba dormire sul letto con voi. Se il cane è problematico, se ma va valutato, ma se un cane non è problematico, a voi piace, va benissimo, è bellissimo condividere il letto. Altra domanda, il mio cane non sta da solo, un consiglio non te lo posso dare. Non che non voglia dartelo, se un cane ha problemi a stare da solo, il magico consiglio non c'è. Leggete in internet, lascia la musica accesa, non salutarlo, sono gocce nel mare. Quando un cane ha problemi a stare da solo, ci vuole un percorso che parta dal capire perché non sta da solo e che poi mette in fila i pezzi per insegnare a quel cane a non avere paura a stare da solo. Spesso questa domanda esce ed esce nel gruppo, le persone si aspettano un consiglio miracoloso e io rispondo sempre che purtroppo il consiglio miracoloso non c'è. Bisogna impegnarsi, rimboccarsi le maniche e sapendo cosa fare è facile farlo, però bisogna seguire degli step che non vi posso, ma non vi posso perché non è possibile, perché ci sono tutta una serie di cose da fare e non ve le posso passare in 3 secondi in una diretta, peraltro non è professionale, non è rispettoso per voi. Il mio cane abbaia quando vede persone dal balcone, cosa posso fare? Bisogna capire perché questo cane abbaia. Vi dico sempre, quasi sempre, mi fate domande che come risposta implicano un seguito, un percorso, perché tutti vi concentrate sul problema senza pensare che sul quarto piano, dimenticandovi che sotto dovete mettere dei pezzi, perché mettendo gli altri pezzi poi tutto funziona. Sonny ed Ellie dormono con noi, è perfetto. Oltre al compo posso dare anche il nervo di bue. Sì, il nervo di bue va bene per tutti, va bene per i piccoli, va bene per i grandi. Ancora una cosa per i piccoli, va molto di moda ultimamente una cosa che si chiama corno di cervo, che è un oggetto da masticare. Non datelo ai cuccioli perché è troppo duro e nella mia esperienza troppe volte ho avuto dei denti di cuccioli scheggiati. Il nervo di bue, corno di cervo, datelo ai cani adulti che abbiano una mascella potente, non ai cuccioli. Ok, il letto l'ho preso, la solitudine l'ho preso, il mordicchio l'ho preso, il gatto l'ho preso, il saltaddosso l'ho preso. Ok, direi che anche questa sera abbiamo dato una serie di indicazioni. Concludo con il dirvi che abbiamo deciso di creare una monografia soltanto sui cuccioli, cioè abbiamo tirato fuori dal videocorso completo Educa il tuo cane una parte dei video sui cuccioli e creato un video percorso soltanto per i cuccioli. A tutti voi che avete un cucciolo, veramente io in scienza e coscienza mi sento di dire andate a vedere sul sito www.caniperamici.it a vedere e a scoprire questo video percorso, perché avendo una guida che vi dice che cosa fare, possiamo veramente fare la differenza. E io sarei felicissima di poter aiutare sempre più cucciole a diventare degli adulti felici e soprattutto sempre più famiglie a stare bene, perché insieme lo possiamo fare e lo possiamo fare davvero. E se hai paura che un video corso non possa andare bene per te, il mio consiglio è leggi le testimonianze di chi l'ha fatto, perché le loro parole valgono molto più delle mie. Ti renderai conto alle parole degli altri di quella che è l'efficacia di questo percorso. Gai, un cane cucciolo fino a 12 mesi? No, in verità no.
un cane di taglia piccola e cucciolo fino a 6 mesi, un cane di taglia gigante, diciamo che un cane di taglia gigante lo possiamo considerare cucciolo quasi fino a 11 mesi, ma poi non sono più cuccioli. Una buona idea se avete un maschio ve lo dà l'alzare la zampa. L'alzare la zampa vuol dire che per fare pipì proprio cuccioli non sono più. Con le femmine è un po' meno facile, no? Vedere proprio lo spartiacque, però stanno quasi tutti sotto l'anno. Ok, grazie a voi per i consigli. Aggressivo con le persone, questo è un argomento grosso. Prima che lo accarezzino, ma anche quelle che gli fanno i complimenti, perché probabilmente Nicoletta, il tuo cane, ha uno spazio che lui ritiene essere il suo, e se non entrano, se non si avvicinano troppo, non lo guardano, lui riesce a gestirseli. Se le persone violano quello che lui ritiene essere la sua zona di comfort, il suo spazio, parte e si incasina. Allora, ciao Simona, sono contenta. Vi ricordo solo più cose importanti. Allora, il video percorso per tutti, più la masterclass. Educa il tuo cane sul sito www.caniperamici.it. Sta diventando buio. Per tutti coloro che hanno un cucciolo, andate a vedere la monografia sempre sul sito. Sappiate che sarà un piacere aiutare chi di voi desideri fare una consulenza con me o live. Io però a Torino e Interland sto, o via Skype, che andrà benissimo, perché come ti spiegavo prima, il mio lavoro è passare a te. Se desideri una consulenza Skype con me, scrivimi una mail all'indirizzo caniperamici@gmail.com. Anche per questa sera ce l'abbiamo fatta, ci vediamo martedì della prossima settimana. Mi piacerebbe parlarvi di atteggiamento mentale, quindi credo proprio che l'argomento della prossima volta sarà questo. Io ti ringrazio tantissimo e vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me. Grazie a te, Chris. È bello vedere spesso le solite persone. Mi sembra sempre che siate stufi di sentire la mia voce, invece trovarvi sempre qui mi fa veramente piacere. Un grande abbraccio a tutte voi, una super coccola ai vostri cani. Ciao e un grande ciao ad Andrea. Ciao, a prestissimo. Ciao.